ancora al touch and try Panasonic qui dal fotoamatore, e nonostante la pioggia ho la possibilità di provare la S1R, una macchina veramente fenomenale con un sensore da oltre 40 megapixel. A guardarla da fuori, la S1R è praticamente identica alla S1, l'unica differenza è la R stampigliata qua sul davanti, per il resto praticamente la stessa macchina con le stesse funzioni e le stesse caratteristiche. Quindi se vuoi maggiori informazioni su come funziona puoi dare uno sguardo al video di martedì scorso. Quello che mi è molto piaciuto di questa macchina è appunto il modo di impugnarla e di maneggiarla. In questo momento ho il 24-70-28 che è un'ottica piuttosto impegnativa, e appunto su una macchina di risoluzione così elevata comunque rimane molto portatile, molto facile anche da usare, e anche nel video ha delle prestazioni che definirei discrete. Non è la S1, non è assolutamente la S1H, ma se devi fare video e hai bisogno di una macchina fotografica veramente al top, questa è una scelta da considerare. La diretta concorrente ovviamente è la Sony A7R, e la differenza principale che incontri in questa macchina è la dimensione, che è nettamente più generosa, il peso nettamente più rilevante. Per tanti può essere uno svantaggio, per tanti può essere considerato invece un vantaggio. La macchina è molto ben bilanciata anche con obiettivi di una certa importanza, tende a vibrare di meno anche per via della sua massa, lo stabilizzatore sul sensore arriva ad oltre 6 stop, tutte caratteristiche che ne fanno una macchina eccellente per quello che riguarda la fotografia, ad esempio di paesaggio, ma anche di cerimonia. Ti dico la verità, è una macchina che non si trova per niente a disagio anche in studio. Intanto metti un bel like, iscriviti alla mia newsletter, ma soprattutto iscriviti al canale, usa il pulsante rosso qua sotto, ma ricordati di schiacciare la campanella e attivare tutte le notifiche in modo da non perdere nessuno dei prossimi video. La pioggia è esagerata, ti farò vedere qualche foto scattata con questa macchina. Seguimi su Instagram, mi trovi come Video Zappo, come su tutti gli altri social. Almeno 3 volte a settimana pubblico degli scatti, ma soprattutto ti racconto la storia che ha portato a realizzare quegli scatti. Iscriviti alla mia newsletter, trovi il link in descrizione, ma soprattutto dai uno sguardo al mio nuovo negozio su Amazon, il link è sempre in descrizione. Trovi tantissimi articoli, a te non costa neanche un centesimo in più, e oltre a dare una mano al canale e consentirmi di continuare a fare contenuti gratuiti, avrai anche la possibilità di scegliere tra prodotti che conosco, quindi selezionati, ed evitare fregature e delusioni.